Benvenuti in un nuovo video della Space Family Pasqua 2024! Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Benvenuti in questo video, un video speciale che facciamo puntualmente tutti gli anni nel periodo di Pasqua. È il terzo anno che lo facciamo, ragazzi. Di cosa sto parlando? Oggi apriremo le migliori uova di Pasqua del 2024. Ma non quelle comuni, quelle non comuni. Oggi siamo andati a cercare delle uova di Pasqua particolari, non proprio solo quelle comuni, ma anche qualcuna che magari non avete mai visto. Cioè, speriamo. Ma prima di iniziare a spacchettare tutte le uova, volevamo ricordarvi il tour. Esatto, ragazzi, il noi nostro siamo in firma tour. Copie del nostro nuovo libro della Space Family, in viaggio con la Space Family. Questo sabato, quindi domani, siamo alla Mondadori in Duomo a Milano. Tutti ragazzi, milanesi, vi aspettiamo, esatto. Milanesi, lombardi. E domenica per il mio compleanno, 17 marzo, Torino, la mia città nativa. La città nativa del signor Mamo e la città in cui stiamo vivendo adesso. Esatto. Quindi vi aspettiamo numerosissimi in Piazza Castello alla Mondadori, ok? A Torino. E poi ci sono tutte le altre date di aprile fino a maggio e continueranno. Quindi vi aspettiamo in tutte le date del tour. Anzi, scriveteci qua sotto in quale data verrete. Domani venite, dopodomani anche. Cioè questo weekend dovete venire. Cioè non è fateci dovete venire, venire, dovete venire, dovete venire. Adesso andiamo ad aprire le uova di Pasqua 2024. 2024, mi raccomando, come tanto ormai lo sapete come funziona questo tipo di video. Anche voi, noi daremo un voto alle uova, il packaging, il gusto e la sorpresa, quindi tre voti. Faremo una media, quindi con un voto complessivo, e voi fatelo anche voi nei commenti, ok? Ed eccoci qua, primo video ufficiale di questo tipo in questa casa, perché abbiamo fatto solo vlog. Primo video qua seduti a fare una sfida, una challenge. Primo video, quindi like e supportate questa tipologia di video, perché noi facciamo tanti vlog in cui parliamo, mostriamo le nostre giornate, ma facciamo anche queste cose. Esatto. Quindi, e forse faremo anche altre cose. Abbiamo in mente un po' di cose. Supportate questa tipologia di video, mettete like. In questo momento. Dici che non lo stanno facendo? No. Hanno solo ascoltato. Stanno ascoltando. No. Uno l'ha messo. Bravo. Un altro. Bravo. Ed iscrivetevi anche al canale. Se non metti like in questo momento, la verifica di domani andrà molto molto male. Ma perché devi mettere questa angoscia? Perché devi mettere davanti a questa scelta, a questo baratro del precipizio? Vai. Vabbè ragazzi, siamo andati prima in un bellissimo posto a cercare le uova. Io ne ho scelte alcune e lei ne ha scelte altre. E adesso iniziamo dal primo uovo di Pasqua. Questo. Wow. Wow, abbiamo qua Bauli mercoledì Adams. Wow, anche il packaging bello, bello, dai, Viola. Sì. Mi piace Viola, sai che sto scoprendo che mi piace tanto il libro. È come il nostro libro, il colore del nostro libro. Allora io già quello, già un po' in più. Ok, questa è la mano di mercoledì. Mamma santa. Com'era la canzone che odore buono, eh? Allora ragazzi, per la cima gli abbiamo dato un 8. Allora, 7, 8. Che figo toccarlo così? Ok, il primo che lo fa cadere perde. No, vai, vai, vai. No, amore, dai. Vabbè, vai. Allora, packaging bello, odore buono, Bauli. Assaggio. Momento. Non so, buono, ma mi piace un po' il retrogusto. Non mi fa impazzire, il retrogusto. Andiamo a vedere la sorpresa. Cos'è? Cos'è? Un portachiavi, un braccialetto, un portachiavi. Bello! Carino, dai. No, devo dirti. Bello! Ecco qua la sorpresa, un portachiavi di mercoledì. Carino, dai, dai, carino. Bello, bello. Quindi torniamo a noi, io direi di dare un voto complessivo. Dai, per una ragazza è bello, pure per un ragazzo, metterselo sullo zainetto. Sì, sei fan di mercoledì. Guarda, no, ma sai che ti dico. Non è eccellente, ma non è neanche brutto.
7 mi sembra un giusto compromesso. Andiamo al prossimo. Cos'è? Lilo e Stitch. Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno mi avesse abbandonato, né dimenticato. Vai, apro. Pack è bellissimo. Pack di Lilo e Stitch. No, è bello. Cioè, sti pack li fanno bellissimi. Però ogni tanto la sorpresa dovrebbe essere un po' migliore. Andiamo ad aprire il nostro uovo di Pasqua. Vai. Ok, proviamolo. Assaggiamento. Cioccolato al latte. Mi piace un po' di più dell'altro. Sì? Un pochino di più. Un pochino di più. Sorpresa, vediamo. No, un puzzle di Lilo e Stitch. Ah, un puzzle. Bello, dai, bello il puzzle. Un puzzle carino. Un puzzle di Lilo e Stitch per un bambino secondo me potrebbe essere carino come regalo. Alla fine ti rimane il puzzle. Sempre meglio di un giochino piccolino, ma poi infatti, chissà dove finisce. Questo poi lo puoi usare sempre, lo disfilo, rifai, bello. Ok, va bene, io Lilo e Stitch do 7,5. Anch'io? 7,5. Fino adesso uguali. 7,5. Andiamo al terzo uovo di Pasqua. E andiamo a prendere un uovo di Pasqua che a mano farebbe impazzire. Wow, questo è bello. Allora, pack 10. Mamma mia. Pack 10. C'è un uovo di Pasqua con il dinosauro. È una maschera. Figata. Ma è bellissima. No, me la voglio subito mettere. C'è una maschera, raga. Questa cosa è fatta bene. No, è fatto benissimo. Oh, ma è tosta. Bella. Sentite? Cioè, è tosta, Pronti? Bella! Allora, ma gli occhi dove ce li hai? No, guarda. Dove ce l'ho? Con il mio mento. No, non certo, devi tenerlo così. Ok. Bella, molto bella. Bella pack, ovviamente, quindi gli daremo un 10. Bella. Andiamo a vedere se dentro la sorpresa non c'è, perché era già quella. Okay. Oppure c'è anche la sorpresa. Ah, è vero! E la situazione inizia a diventare più interessante. No, vabbè, cioè se c'è una sorpresa interna hanno vinto. Vediamo. Perché è meravigliosa quella maschera. Che bel colore. È anche più grande mi sembra rispetto agli altri. Ed è un colore bello. No, oh! Apertura incredibile. Vuoi perfetta. Come l'ho aperto bene, che soddisfazione c'è stata. Questo è balocco, eh. Oh no. No. Dolphin. Cioccolato al latte non mi piace tanto. No. Però abbiamo avuto una risposta, perché c'è anche una piccola sorpresina. No, vabbè. C'è un piccolo dinosauro. Guardate. C'è un piccolo dinosauro qua, piccolino. Però carino, cioè tu ti fai la maschera più bella. E il dinosaurino. Ah, vedi? È bellissimo. Pazzesco. Allora io darei bellissimo. Io gli avrei dato un voto altissimo se non fosse che il cioccolato non mi fa impazzire. Quindi, dato che il cioccolato è stato me, gli darò un 8,5, perché comunque la sorpresa questa qua, raga, 8 è bella forte, è bella forte. È bella forte, ragazzi. Cioè 8 io, questa dai. Questa poi gliela mandiamo a mano. 8 perché il cioccolato non, il cioccolato proprio no. Io 8,5, lei 8. Ok. 8. Prossimo, andiamo al quarto uovo di Pasquen. Ovviamente tutto questo cioccolato non verrà buttato, ce lo mangeremo o noi o lo daremo un po' ai vicini. Comunque il gelato, se lo tieni in frigo, dura un bel po', quindi ce lo teniamo per tutto questo periodo di Pasqua, tranquilli. Andiamo al prossimo, quarto uovo di Pasqua. Ta-da! Questo quando l'ho visto, ho detto la prima volta. Perché è veramente della Walcor è di Focus Junior, quindi secondo me dentro potremmo trovare anche qualcosa animali di interessante. Animali dai mille colori, oddio. Questo è molto interessante. Allora, pack, no, pack, raga, non so se in camera lo riuscite a vedere bene. La savana, ma ragazzi, guarda, c'è Lara. Bellissimo, bello questo. Allora, il pack è pazzesco, cioè sembra un quadro. Dire che si guadagna un bel 10, è pazzesco. Vediamo dentro. Oh,
presa. Mi si è rotto in mano. Allora, prima di vedere cos'è. Sai che mi si è rotto così in mano, però. Assaggiamo. Io, meglio dell'altro. Ma comunque. Ah, adesso è retrogusto. È arrivato retrogusto di vecchio. Di cioccolato vecchio. Cioccolato di, dell'anno scorso. Dell'anno scorso, guarda. Sara vede questa cosa qua. Pensa sia dell'anno scorso, però no, secondo me assolutamente. Dai, sarebbe scaduto, sarebbe sciolto. È impossibile, amore, dai. Sei solo ipocondriaca. Fine. Comunque, però c'è una sorpresa. I colori. Vabbè, delle matitine. Delle matitine colorate che non fanno mai male. Allora, io gli darei come vostro. Il pack era molto bello della savana, così si è rimasta male. Stai molto meglio. C'è tantissimo focus. Allora, io, sì, vabbè, non è il miglior uovo di Pasqua esistente, però dai, un 7 glielo do. 5 e mezzo. Mamma mia, 5 e mezzo. Sì, perché è solo l'effetto. T'è imbrogliato? Imbrogliato, questo è uno che rimane imbrogliato. Questi qua gli diamo a mano i colori. Andiamo al prossimo, al quinto uovo di Pasqua. Dato che Sara ci è rimasta un pochino male prima, pensava meglio. Ora voglio vedere i suoi occhi brillare di luce e vedere proprio la felicità nei suoi occhi. Siete pronti? Io già lo so. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh, l'uovo di Pasqua di SpongeBob! Che meraviglioso! Prendi la Walcor! Della Walcor, guardatelo da vicino, guardate che bello! Guardate che bel pack, guardate. Meraviglioso. Beh, guarda, poi quei personaggi sì. Messi dentro voi. No, il pack è pazzesco, è raga. È bellissimo, è l'unica roba che non... Oddio, non ti tocca. Ah, è satinato, è tipo. È satinato. Raga, cioè... comunque i pack... Ti prego, non mi li fanno vedere. Tutti davvero bene. Dovrebbero impegnarsi un po' di più sulle sorprese. Per il pack è pazzesco, però è qualsiasi cosa c'è pack. Adesso però di SpongeBob mi piace. Andiamo a vedere. Ole! Ma lei non era con le forze tu, sai? Perché pensavo fosse più grande, però no, ci sta, però ci sta. Allora, voglio guardare una sorpresa stavolta. Ma il memory! È il memory di SpongeBob. Memory! È il memory! SpongeBob! No, ma è meraviglioso! Amore, guarda, il memory di SpongeBob! Sì, amore, c'è quasi 30 anni! Oddio, il memory di SpongeBob! Memory di SpongeBob! Questo lo voglio! Fallo vedere un po'! No, ma hai perso te, che non è più memory! Cioè, dai, mo! Guarda, raga! Dai! Il memory di SpongeBob! Ma me l'hai perso! Me ne raccogli per pronto? Piacere. Pronto? Dai, se perdiamo la carta non ha più memory! C'è scritto SpongeBob, ci sono tutti i personaggi... Bellissime. Belle, belle, bello. Il memory, memory è un bel gioco. Per i bambini è proprio un bel gioco. No, è bellissimo. Sentiamo il gusto. Per ora sta andando bene questo di SpongeBob. Sì, ma io già ho sentito il gusto. Gusto? Male. Gusto non mi fa impazzire. Ecco, sorpresa tanta roba. Gusto, sni. Però 9. 9? Perché è un bel gioco dentro. E a qualcuno, questo va a gusti, quindi... Sì, cioè, il cioccolato va a gusti. Magari a me non piace, a tanti altri sì, piace. Esatto. Quindi, ti dico... 8 e mezzo? 9. 9? Mm. Io 8, io... Bellissimo gioco all'interno. Il memory, vabbè, è un gioco semplice, ma che ha sempre il suo perk. Sì, puoi giocare con tutti col memory. 8. Nei 9 gli 8. Ma questo l'hai preso tu? Quale? Folle poche. Folle poche. Ce l'avevo da piccola le poche. Amore, è tutto sfognato te. Da l'uovo di Pasqua. Da Sprang. Vabbè. Allora, vabbè, il pack non è niente di che. Fammelo osservare da vicino. No, mi fa impazzire. Carino, cioè, ma niente di incredibile, dai. Vediamo dentro. Vediamo dentro. Dai, la palla la qua. Vedi che contiene. Maronna, santa, santa, antonia. Mamma mia. Ma che cos'è? Ma sai perché ti frega? Perché tu pensi che dentro c'è una piccola Barbie, ma in realtà c'è... una bella collanina per una bambina di 5 anni. Guardate che carina. Dai, bambini, però pensarci le bambine... Una collanina con una Polly Pocket. Di
puoi metterla. Te la metti qua così, così. Ecco qua. Va bene, perfetta. Che vi dobbiamo dire? 4. 4, vabbè, sì, dai, no. Mi sembra esagerato, 4. Non ha fatto un po'. Ma se ci pensi, sta collanina qua, però la bambina è bella. Addirittura. No, dovevano mettere qualcos'altro, c'è sempre queste collanine. Ma metti a una bambina una piccola Polly, si diverte di più dalla collana. Cioè, Va bene, allora io gli do 6, che non mi sembra di essere così cattiva da lì meno. Tu 4. Sì, 4. Sì, sì, ho capito che hai dei problemi. Beh, ok, poi andiamo al settimo, ottavo uovo di Pasquale. Vai. Di Popatron, vieni qui in un lampo, e se c'è un problema, ad Adventure Day, nessuno ci fermerà. Popatron, siamo qua. Oh oh oh, Popatron, oh oh oh, Popatron. Zuma, Sky. Zuma, Sky, Mamo, Kevin. Oh oh oh, allora, perché? Bello, te che bello. Ma solo perché ti piace Popatron. Allora, no, questo è Dolci Preziosi. Patrol, Marshall, Henry Marshall, allora, Dolci Preziosi, Peck, oh, carino, un bel uovo dentro, ok, vai, eccoci qua, apriamo, sentiamo, senti, io direi che siamo all'ottavo, Dolci Preziosi, ah, ti ho visto, ha fatto male, l'ho sentito, e dovevo aprire uno così, ah, com'è il gusto? Meglio. Buono. E ora vediamo. Così buono. La sorpresa. Sorpresa sembra carina. Cos'è? Cioè, sembra qualcosa di già, che ti chiedi cos'è? Cos'è? Vuol dire che è bella, perché tu devi scoprire. Infatti è... La maschera di Masha! Oh, la maschera di Masha! No. Al contrario! Come si mette? Ah, così. Così. Oddio, mamma impazzirà! Oddio, la maschera di Masha! Lascia dell'amore! Allora, io direi. Oh, che bello! Siamo letteralmente Sara di 7 anni e Valentina di 8 anni, quindi adesso parliamo tutto il tempo così. Per me, secondo me, quest'uovo vale non più che meno che. Oh, amore, che un coltello! Potrebbe essere pericoloso! Mettiamolo via! Mi raccomando, che prima di dare un coltello. Ma la buttavo andata! Dicevo mamma e papà, non usate il coltello da soli. Quindi. Ma no, ho parlato normale. Quindi, che voglio vogliarmi? Secondo me un bel 6,5. 6,5? Sì. Ma è tutta casata, pensavo gli dessi molto più alto. Beh no, amore, cioè 6,5 è alto. Io gli do... Secondo me questa maschera mi fa incredibile. Gli do 8,5. Se avete capito, stavo l'abbiamo detto, mettete like. Prossimo volo! Prossimo! Bello, bella sta maschera del mamma. Con questa maschera devo parlare. Dai, amore, per favore, guarda, guarda, e amore, non so cosa mi sta succedendo, te lo giuro. Quando metto questa maschera, mi viene buono. Ma non un uovo di Pasqua, quindi siamo agli sgoccioli, signori. Decreteremo poi il vincitore di questo 2024 delle uova di Pasqua. Ah. E andiamo a One Piece. Abbiamo One Piece, sempre della Walcor, cioccolato finissimo al latte. Con i nostri amici pirati di One Piece. Vediamo che cosa. Allora, Peck. No, io aprirlo da qua. Voglio essere sì, voglio essere diversa. Okay. Vai, apriamolo da qua. Da adesso apriamo le uova così. Vai. Va bene? Allora. Vai, allora, il Peck comunque è bello perché è una mappa. Aspetta. Quindi è molto carino. Avete mai visto aprire un uovo così? Sì, adesso l'hai visto. Guarda che bello. Al contrario. Ciao, amore. E fino a me che microfono. Sembra anche un mazzo di fiori. Vieni, amore. Un fiore di Pasqua. Ancora devi sbocciare. Allora, facciamo una sbocciare. Oddio, oddio. La banana. No, guarda che sembra. Guarda. Oddio, una un persona, signore. Un signore. Il... Sembra un signore. Adesso a questo signore noi gli faremo gli occhi. La bella. Sì, amore. Ma io noi siamo, siamo artistici. Io penso che chi taglia sto pezzo, chi ha un certo pezzo, penso che siamo, siamo un po' dei passi, guardate. Dei passi? Ha detto? Oddio, mi fa una tenerezza. Che bravo, amore, potresti essere uno scultore di uovo di Pasqua. Che ne sai che non lo sono veramente? Io non lo so, viviamo insieme da 3 anni, non mai visto. Vuoi fare? Glielo vuoi fare il naso? Vai, glielo faccio io il naso. No, ormai glielo fa. Ecco qua. Vedete? Ragazzi, vi presentiamo, come lo chiamiamo?
Pasqualino. Ecco a voi Pasqualino. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video della Space Family Pasqua 2024. Io sono Pasqualino. Non è inquietante però. Amore, corri dal Pasqualino. Vieni qua, guarda, vieni. Guarda, hai visto che è successo? C'è le macchie. No! Raga! Riposa in pace, Pasqualino. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Vai, aprilo. Anche un omino! Questa è la sorpresa che c'era al suo interno. Amore, che voto gli diamo? 4. Dai, mo! Abbiamo creato Pasqualino! 5. Per Pasqualino. Io gli do... sì, anch'io, non è che... 5, dai. Cioè, nel senso, uno sticker bello, però... Sì. Boh, secondo allora, me... io gli do 6,5 solo perché di One Piece. Vabbè, il pack è una mappa dei pirati, a me piacciono i pirati. 6,5 solo per quello. Comunque, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con ciao Pasqualino. Ok. Un saluto a te. Andiamo, signori, all'ultimo uovo di Pasqua. Allora, signori, c'è un pezzo grande. Non potevamo fare uno di questi video senza... Uno della Kinder, perché l'uovo di Pasqua per eccellenza, nel senso almeno per noi, questo nostro gusto personale, sì, almeno il cioccolato è quello della Kinder. Anche e la quindi, sono belle. E anche le sorprese. E quindi abbiamo preso l'uovo di Pasqua di Dragon Ball, che tra l'altro c'è stata una moda dove tutta la gente andava a pesare i personaggi al supermercato, c'era tutta la gente che li pesava per vedere quale usciva. Strano. Io non l'ho pesato, mi affido però al caso. Però è bello pesante, sai, questo lo apro io, è per tutti. Ok. Quindi apriamo l'uovo di Pasqua della Kinder. Ovviamente il pack è sempre quello della Kinder, sempre bellissimo, da sempre. Semplice ma bello. Ok, allora. Si vede già che luccica. Mamma mia. Luccica, l'uovo della Kinder luccica. L'odore? Kinder, lui. Vado. Fa assaggiare. Vabbè, lo conoscete tutti, l'uovo della Kinder, non ha bisogno di presentazioni, ovviamente il gusto per noi è migliore, sorpresa, vai. Ovviamente è anche quello che costa di più, quello della Kinder, quindi è ovvio vero che la sorpresa sia un po' più bella, costa di più, vai. Fuori c'è una guerra di cani e vediamo cosa si nasconde, allora, vai. C'erano tre personaggi. No, no, io. Goku, Vegeta o Jiren. Ok, vediamo cosa visto. E perché ho visto che la gente... Jiren, tu chi vuoi? Io non lo so. Goku o Vegeta comunque. Ok. Ci rimarresti male se ce ne fosse un altro? No, vabbè, è il caso, è il destino, vediamo cosa mi riserverà. Oddio, non so come... Non sai chi è? Allora, descrivimelo. Allora, c'hai i capelli sparati come me? Sì. Ok, quindi è Goku o Vegeta. Ok, a te chi ti piace di più? Tutti e due, gli voglio bene entrambi, come scegliere tra mamma e papà. Ah sì? Sì. Ah, ti devo smontare, non hai capelli sparati. Come no? Allora è Jiren, è pelato. È pelato? Allora è Jiren. Ti piace Jiren? È come me! È Goku! Oddio, siete buoni! Oddio! È Goku! Che shit! Ma sei belle sorprese! Il destino, ragazzi, mi ha fatto trovare Goku. Separati alla nascita. Beh, c'è gente che si è messa a pesare l'uovo di Pasqua per trovare. Perché guarda come sono belli. Bellissimi. Cioè, sono bellissimi, raga. Sono proprio giocattoli. Belli, belli, belli. Quindi la gente li voleva collezionare. Quindi ha comprato i botter. Ma le uova solo tre, e le pesava, sì. Oh. Bello, raga. Bellissimo. Bello, bello, bello. Mettilo in esposizione. Ma si muovono le braccia. E lo metto nella mia. Bello. L'ho messo esposto insieme al reparto di Dragon Ball. Ah, che ma successo? Sono uguali, che cambia? No, amore, uno è Vegeta e uno è Goku. Ma sono uguali però di faccia. No, non sono uguali come di faccia, no? Amore, non sono uguali di faccia. Questo è Vegeta, no? Questo è Goku, questo è Jiren. Ma la faccia è uguale però, pensavo che lo no, stesso... si assomigliano, ma non è uguale, sono diversi. Ma il fratello? No, non è il fratello, lui è il principe dei Saiyan, lui è Goku, Karot. Questi sono quelli tutti. Jiren? Non avrei voluto lui. Davvero? Direi che l'uovo della Kinder si aggiudica il premio miglior sì, uovo come sempre. Anche quest'anno! Anche quest'anno vince l'uovo della Kinder. L'anno scorso avevamo chissà preso molti più uova se della Kinder. Se in futuro faremo noi l'uovo, ovviamente sarà il nostro. Magari bello. Il 2025 è il nostro anno. L'anno dell'uovo. E sarà... 2024 è l'anno e del sarà libro. Sarà l'uovo più bello. Speriamo. È sempre la Kinder. Ci dobbiamo mettere una bella sorpresa dentro. Esatto. Perché prima abbiamo detto in tutti i video, no? Quello esatto, no, quello e poi non la poi mettiamo. No, no.
Quindi ragazzi, 10 all'uovo della Kinder. Qua nei commenti scrivete tutte le uova, le sorprese che vi sono piaciute di più. Concludiamo questo video delle uova di quest'anno e ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Ci vediamo agli eventi, ragazzi, vi aspettiamo tutti gli eventi. Ciao! Che cosa hai in faccia, papà? Mamma, no.